Oggi presso l'Hotel 900 di Catania incontro dibattito organizzato dal Movimento 5 Stelle. Si è discusso di diritti e difesa dei minori alla presenza di Giulia Grillo e Nunzia Catalfo, portavoce del Movimento rispettivamente alla Camera dei Deputati e al Senato. Sono intervenuti inoltre il dottor Di Martino, consigliere nazionale di Adiantum, e la dottoressa Loredana Baudanza, vicepresidente di Genitore a Vita. E ci confronteremo su alcune proposte da portare appunto in Parlamento, sia come proposta di legge che eventualmente come emendamento o mozione, adesso vediamo, in modo tale da stare più vicini ai bisogni dei cittadini, alle difficoltà oggettive che nascono da una separazione. Esatto. Molti temi portati all'attenzione dei rappresentanti nazionali, dagli insuccessi della legge sull'affido condiviso al troppo potere affidato ad assistenti sociali e magistrati, fino a quello che è stato definito il business delle case famiglia, che ricevono un contributo di circa 120 euro al giorno per minore ospitato, somme che, dicono le associazioni, potrebbero essere utilizzate per aiutare direttamente la famiglia, senza strappare il minore alla tutela dei genitori. Bravo! Io non vedo che vengono monitorate, nessuno ha la facoltà di andare, la facoltà, la competenza, la possibilità di andare, la funzione di andare a fare un controllo sulle case per amore. Questo è drammatico. Agiscono spessissimo, noi sentiamo attraverso i media, noi abbiamo la notizia che questa casa famiglia c'è stato un abuso sessuale. Il Forteto, abuso sessuale, tutte quante condannate per abuso sessuale sui minori che abitavano le case famiglia. Altrettanto a Trapani, altrettanto a Napoli, altrettanto a Bari, abbiamo una casistica infinita di case famiglia che vengono chiuse proprio perché c'erano o maltrattamenti, o violenze o abusi sessuali. Ora io vi chiedo. Le leggi in materia sono confuse e non vengono applicate, denuncia il dottor Di Martino, che propone di introdurre l'obbligo d'ascolto per il minore durante le cause d'affido, la presenza di un avvocato che lo rappresenti direttamente, oltre che l'impegno per i genitori di produrre un piano educativo condiviso.